Il Gualdo Casacastalda riceve all'Uzzi il Gavorraro nella trentesima giornata del Gironè di Serie D. Testa coda ad alto voltaggio con i Gualdesi con un piede e mezzo in eccellenza e Minerari in piena corsa per il primo posto. Il match si accende sin dall'incipit, tredicesimo minuto, gran giocata sulla destra di Boccardi che cross in area sul secondo palo per Moscati che batte il portiere Gualdese Fiorucci per l'immediato vantaggio ospite. Il Gualdo Casacastalda però dimostra cuore ed orgoglio e sfiora il pareggio un minuto dopo con Bartolini che fallisce di poco la Porta dopo aver raccolto un cross di al 17esimo l'arbitro siciliano Raciti punisce con il cartellino rosso l'intervento del difensore toscano Tiritiello per fallo da ultimo uomo su Bartolini lanciato verso l'area di rigore. Con l'uomo in più i ragazzi di Mister Manuelli alzano pressione e bari centro. Il 25esimo da un corner calciato da Anto Giovanni, Tragoni prende il tempo all'intera retroguardia avversaria ed incorna rete da distanza ravvicinata ma Palmieri con un intervento prodigioso respinge e sempre i Gualdesi costruiscono un'altra appetitosa palla gol proprio al 45esimo con Villanova ma il suo sinistro. Esce di un non nulla ed il primo tempo si chiude sullo 0 1. Nella ripresa il ritmo cala il Gavorrano. Tiene il rettangolo di gioco con grande organizzazione, rischiando solo al minuto 33 quando Battistelli pesca Bartolini in area. Ma la sua volée termina sopra la trasversale. I maremmani ottengono così tre punti d'oro che li mantengono in classifica, subito dietro il Gubbio capolista. E domenica prossima ospiteranno al Malservisi Matteini la pianese. Mentre per il Gualdo Casacastalda la situazione è sempre più rovente, con otto punti di distacco dalla zona playout ed il baratro della retrocessione diretta, sempre più vicino. Con quattro gare, però, ancora da disputare per un campionato da onorare sino alla fine, a cominciare dalla prossima trasferta a Ponzacco.